Mi è arrivata una voce. Allora, questo è un video, diciamo, dove parlerò, proverò a fare un'analisi per quanto riguarda l'arrivo di Longo, e sgancerò una bomba, a fine video. Prima si parla di Longo. Allora, Moreno Longo è, un nuovo allenatore del Torino, è già stato ufficializzato 2 giorni fa, praticamente, insomma, no, ieri, oggi è mercoledì, quindi parlando, ieri è stato ufficializzato ieri, ma possiamo dire quasi, insomma, 2 giorni fa, insomma, si sapeva dell'arrivo di Longo già da 2 giorni, è stato anche poi diramato un comunicato attraverso il quale la società ha elencato tutti i vari collaboratori di Longo. Tra questi ci sarà anche come collaboratore tecnico Asta. Insomma, ci stiamo sempre più granatizzando, se così si può dire. Con questo cambio, ci stiamo. Il toro sta sempre più diventando granata al 100%. Sono contento anche di questa cosa qua, perché gente che mette il proprio impegno, non solo per i soldi o per la faccia, ma anche per il toro, è una cosa sicuramente buona. Sono contento perciò che due persone che hanno giocato nel toro, che hanno fatto la loro storia legandosi al toro, sono contento che siano arrivate a questo punto. Ora però è chiaro che va bene che un allenatore piuttosto che un collaboratore tecnico sia un cuore toro, come si suol dire, ma c'è anche da valutare quello che è il livello tecnico come dire, dell'organico. Parliamo di un allenatore giovane, perché mi pare che Longo vada per i 44 anni quest'anno. Quindi un allenatore giovane che ancora ha tantissimi anni di fronte a sé, se lui vorrà mai continuare a lungo con la sua carriera da allenatore. I dati alla mano ve li ho già elencati nel video di ieri: ha ottenuto una promozione al primo anno con il Frosinone, poi è stato esonerato perché il Frosinone stesso si trovava in una brutta posizione di classifica. Ha vinto un campionato primavera con il Toro, ha allenato anche alcuni settori giovanili del Toro, poi ha anche allenato la Pro Vercelli in B. Insomma, diciamo, un curriculum molto umile ce l'ha, un curriculum seppur molto umile ce l'ha. Dal punto di vista tecnico, ripeto, perché anche delle, cioè, per far capire, no? Sacchi, prima di che arrivasse al Milan, non aveva una grande carriera, no? Un altro esempio per far capire: Guardiola, quando è arrivato al Manchester City, aveva già allenato al Bayern Monaco, aveva già allenato al Barcellona, insomma, aveva già fatto vedere. Quindi è un allenatore che deve ancora dimostrare tanto. Ripeto, dal lato tecnico, io non mi posso più di tanto esprimere, appunto perché avendo sentito parlare poco di lui, che cosa puoi dire? Che abbia fatto bene, che abbia fatto male? Insomma, ha allenato il Frosinone, che era tra le squadre a livello tecnico in quella Serie A tra le più scarse, quindi ci stava che si trovasse in una delle ultime posizioni. Una cosa che effettivamente mi fa stare bene è che un allenatore che ha lavorato tanto con le giovanili, che conosce anche un po' conosce molto il settore giovanile del Toro fino alla primavera, potrebbe puntare anche un po' di più sui giovani, potrebbe integrare più giovani, allenarli, chiamarli dalla primavera alla prima squadra, far giocare anche di più Millico, piuttosto che schierare in alcune occasioni anche a Dopò per fargli fare minutaggio, poi magari mandarlo in prestito, perché ci sono tantissimi giocatori della primavera che sarebbero da mandare in prestito sempre che arrivino in prima squadra, fargli fare minutaggio e poi richiamarli dopo un anno e mezzo, in maniera che sì, sono giovani, ma almeno un po' di esperienza se la sono fatta, ma seria, esperienza seria, chiaramente la primavera in confronto a campionati di
dove giocano le prime squadre, insomma, c'è una lieve differenza, no? Quindi, insomma, è un tabù, a mio parere. Un'altra cosa buona è che è stato apprezzato tantissimo dai tifosi, appunto perché è un cuore toro, perché ha giocato da giovane nel Toro, perché ha allenato le giovanili, ha allenato la primavera, ha vinto un campionato primavera con il Toro, e quindi sicuramente avrà tanto tempo per poter dimostrare il suo valore, che sia uno scarso valore o un valore di un certo livello. Che sia un traghettatore non lo si sa di per certo, perché il contratto di base c'è alla fine giugno, ma potrebbe essergli allungato qualora i risultati che conseguirà a fine stagione saranno buoni. Insomma, se devo contare il numero di buoni presagi che ho riguardo questo allenatore, sono in maggior numero rispetto ai cattivi presagi. Il problema è che anche, può essere anche solo un cattivo presagio, ma che secondo me copre un po' tutto il resto, nel senso che non conosco il reale valore di questo allenatore, perché ha poca esperienza. Ha poca esperienza. Quindi per me è un tabù. Io darò fiducia al mister per un po' di partite, bisogna far vedere, perché bisogna anche che l'allenatore stesso si integri e riesca a inculcare nei giocatori la nuova filosofia di gioco, quindi servirà tempo, chiaro, se possibile non molto, non voglio pretendere più di tanto, io sono l'ultimo dei deficienti, dei tifosi del Toro, però quindi non posso permettermi di dare ordini a chi sta 100 volte più in alto di me, però è altrettanto chiaro che siamo in una situazione di classifica non borderline, però insomma dobbiamo fare attenzione. In poche partite potrebbero recuperarci tante squadre che stanno dietro di noi, che magari pur essendo sulla carta meno forti potrebbero compiere delle imprese per le quali potrebbero superarci. Insomma, potremmo trovarci in una situazione in classifica molto rischiosa. Quindi tempo sì, ma neanche tantissimo. Altrimenti che cosa abbiamo esonerato Mazzarri a fare? Cioè, potevamo dare ancora tempo a Mazzarri, dico per dire, no? Insomma, per me è un po' un tabù. Però io mi sento in dovere di dare fiducia al mister. Sono contento anche perché, come ho già detto, è un cuore toro, quindi è una persona che si impegnerà al 100% non solo per se stesso, ma anche per il toro. Tifoso Granata, peraltro, se non sbaglio. Non vorrei dire cose strane, ma mi pare che tifi Toro. Quindi ancora una cosa in più, cioè, se pensiamo a Pioli che allena il Milan e che tifa Inter e che adesso c'ha da giocare un derby, capite bene, no? La situazione è un po' scomoda. Niente, parere, voto, vo possiamo dare un voto? Io direi di dare un 7 meno, un 7 meno a questa operazione. Si vedrà, perché la squadra ha secondo me tante lacune dal punto di vista del numero dei giocatori, siamo in pochi, il fatto stesso di dover adattare Lianco Mediano per sostituire Rincon è una cosa da pazzi e Cairo questo dovrebbe capirlo. Il fatto forse, secondo me, vi dirò, secondo me l'idea di vendere tutti questi giocatori potrebbe significare il fatto che ci fosse già l'accordo da tempo tra Longo e Cairo, perché potrebbero essersi fatti un aggiornamento di questo tipo. Senti, tu sei uno che ha allenato le giovanili, tu sei uno che ha allenato la primavera, sai che cosa vuol dire lavorare con i giovani. Riusciresti a integrare qualche giocatore in più della primavera? Ma sì, dai, insomma, conosco abbastanza il settore, vediamo, potrei anche. Allora, permettimi di venderti qualche giocatore. Se c'è qualcuno che non ti interessa, insomma, potrebbero essersi anche fatti un ragionamento di questo tipo. Per noi, chiaramente, cioè, a noi non arriverà mai nulla di tutto ciò. Però, insomma, potrebbe anche esserci stato un accordo già, un pre-contratto, diciamo, una roba già firmata, solo da ufficializzare. Potrebbe anche essere. Ora, la bomba. Qualche giorno fa,
Mi è arrivata una voce. Non, chiaramente non dirò da chi, non dirò come, ma mi è arrivata una voce. Allora, Cairo in questo periodo è in una situazione di netta tensione con i tifosi. Ci sono stati diversi disguidi, se possiamo così chiamarli, anche se sembra un po' un eufemismo. Infatti, ci sono stati dei problemi con la curva, proteste da parte di alcuni gruppi ultras con le dovute risposte della società. Adesso qualche ora fa è uscita una dichiarazione di Cairo, insomma, dove contestava i tifosi per alcune cose. In generale, in quest'ultimo periodo c'è stata una forte tensione tra la società e i tifosi, il che potrebbe aver fatto pensare a Cairo, date anche quello che gli è rimasto, quello che ha sotto agli occhi, di arrivare a una sorta di conclusione. Si pensa infatti che Cairo avrebbe intenzione, non si sa quando, ma di vendere. Avrebbe intenzione di vendere a dei cinesi. Ora è una voce, quindi queste sono forbici, ma voi prendetela con le dovute pinze questa notizia. Non pensateci neanche più di tanto, perché dovesse mai essere un giorno smentita qualsiasi cosa, potreste solo sentirvi ancora più, come dire, delusi. Mi scuso in anticipo se mai questa cosa non dovesse essere vera. Io voglio semplicemente diffondere un po' la notizia in maniera che più persone possano anche iniziare a parlare di questa cosa. Metti che poi in qualche maniera non si arrivi veramente a parlare seriamente di questo fatto, di questa indiscrezione, e che appunto poi la tifoseria possa quasi invogliare, non lo so per quale strano motivo, però comunque si incrociano le dita, si incrociano le dita. Non sarebbe questo assolutamente il momento adatto per farlo. C'è tempo. Abbiamo visto con diverse società in questi ultimi anni quanto è stato difficile vendere ad altri proprietari. L'abbiamo visto con il Milan, l'abbiamo visto con l'Inter, adesso lo stiamo vedendo con la Samp. Insomma, sono situazioni, come al solito, molto, molto, molto delicate. Perché in situazioni del genere tutta la squadra potrebbe risentirne e andare in crisi. Però, ripeto, potrebbe non essere vero. Potrebbe essere che Cairo vada avanti da presidente fino a che avrà 84 anni. Personalmente non glielo auguro, perché di questo passo 84 anni non ci arriva. Con tutto il bene, ma non sarei io, ma faccia attenzione, si guardi le spalle. Ma comunque, prendetela con le dovute pinze. Potrebbe essere una balla incredibile, come invece potrebbe essere una cosa reale. Non ve lo so dire con certezza, purtroppo. Sicuramente non sarò io il primo a sapere di questa voce, come non sarò io il primo a sapere di una possibile conferma da parte di qualcuno. Insomma, lascio a voi le riflessioni. Ci vediamo in tarda serata con il riepilogo della giornata più della 22ª giornata più il post partita di Lazio-Verona. Dopodiché, domani credo, o tra domani e dopodomani, farò uscire un altro video. Ci vediamo quindi fate il 99% in serata. E niente, vi saluto, vi mando un abbraccio. È la terza volta che lo faccio, ma potrei anche farlo per altre 17 volte questa cosa. Prendete con le dovute pinze. Non trascuriamo però quello di cui vi ho parlato prima.
E niente, un saluto e ci vediamo dopo. Ciao ragazzi.